Porte blindate e prezzi. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Quanto costa una porta blindata? E io ti chiedo, ma quanto è grande la tua porta blindata? Ma che classe di sicurezza ha la porta blindata? E che tipo di pannelli monti nella porta blindata? Perché solamente un pannello ingresso porcellanato effetto curtain potrebbe costare 1000-1500 euro solamente il pannello di rivestimento. Però diciamo, una porta blindata fatta come si deve, e per fatta come si deve intendo una porta blindata a taglio termico, che oggi ti consenta di allontanare i rischi di muffa e condensa e di avere dei valori termici per i quali è possibile prendere l'incentivo statale, meno di 2000-2500 euro è fatica da acquistare. Sto parlando di una porta cieca di misura normale, un 90x210, compresa di montaggio e di tutto quello che deve avere, quindi delle buone maniglie, delle buone serrature, delle buone chiavi, eccetera, eccetera. Poi, se la porta diventa durante, non dico che raddoppia, ma quasi. Poi, se la porta diventa con sopralluce o con fianco luce, bisognerà metterci un delta prezzo. Potrebbe essere 500 euro in più, 1000 euro in più, a seconda di quanto è grande il sopralluce e il fianco luce. Ricordiamoci che in un sopralluce e un fianco luce solitamente dentro ci va un vetro blindato che deve avere le stesse caratteristiche di resistenza della porta e deve essere certificato anch'esso. Poi in queste porte gli si possono abbinare delle serrature robotizzate, delle serrature che le comando da telefono e quando chiudi la porta si chiudono da sole, e mediamente queste serrature, quelle buone, vanno dai 1000-1200 euro solamente la serratura. Ecco, ci sono tante cose che vanno a decidere il prezzo della porta. Poi è vero che se vado a vedere nella grande distribuzione, adesso mi viene in mente Leroy Merlin, Timas, questi grandi distributori, trovo delle porte da 299 euro, 399 euro, e a me viene da sorridere perché insomma è impossibile avere una qualità di una porta che sia termicamente, acusticamente e durevolmente adatta per fare un lavoro fatto come si deve con quel costo. Cioè ci compri la serratura e poco di più. Ci sono dei cilindri svizzeri della EVA, che è una miglior marca dei cilindri, costa 400 euro un cilindro, lì costa meno la porta, cioè capisci che c'è qualcosa che non torna. Però cosa succede? Sono d'accordo e anch'io comprerei quella porta se devo semplicemente chiudere un buco, magari fare una casa in affitto solamente per l'estate, quindi la termica non mi interessa, eccetera, eccetera, e sono conscio che se dopo un po' di anni e sarà da buttare, tanto non ho speso nulla, ma non mi interessava il risultato. L'importante è saperlo prima di fare un acquisto di questo tipo. Poi è molto importante anche come viene montato il serramento, quindi la porta blindata, e anche da chi verrà a montare la porta. E questo è molto importante perché lì si parla di sicurezza. Le persone che entrano in casa tua vedono quello che hai, quello che non hai, vedono dov'è la cassaforte. Quindi è molto importante affidarsi a delle aziende, dei posatori seri. Se vuoi dei consigli sui tipi di porta, sulle tipi di infissi o sulla scelta del preventivo migliore, ti puoi avvalere del servizio di consulenza con sistema Bisacchi, dove posso aiutarti a trovare la soluzione migliore e il preventivo migliore senza nessun conflitto di interessi. Infatti questo sistema nasce per tutti quei clienti che non posso servire direttamente con la Bisacchi. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata. Ciao e al prossimo video!